Ciao ragazzi, sono qui con David, il mio cugino americano. Hello and welcome to San Francisco. Ci stiamo facendo un giretto, io sono troppo felice, aspettavo questo momento da solamente 18 anni perché sono molto giovane, ho 18 anni appena compiuti. E mezzo. In realtà è mezzo, bravo infatti. E adesso vi faccio vedere dove siamo. Questa è la City Hall di San Francisco. Wow ragazzi, che grande. È tutto così grande. Ragazzi, il mio prossimo concerto sarà qui nella Opera House di San Francisco. Oh, never say never. Never say invece never di qua, right. Cos'è che è questo, David? Symphony Hall. Sentite che abbiamo proprio la stessa pronuncia. Buongiorno da San Francisco. Sono gasatissima perché ho finalmente incontrato il mio cugino americano e adesso siamo a vedere le Painted Ladies. 7 casette uguali in stile vittoriano, colorate. Da vedere. Oggi il clima è abbastanza buono. Vicino c'è anche un parco e avete anche una bellissima vista di San Francisco. Ripetimi, okay. Siamo nella Hate Street. Esatto. 1960 Summer of Love. Yeah. Which is the 50th anniversary right now. Oh yes. 50th? I was born in 1968, that's why I know. That's why you know. Per quello lo conosco e perché lo so. Anche se sembra un ventenne, porcaccia esatto. La miseria. Solamente di mattina, ma non di sera. Di mattina no, di sera no. Di sera gli mettiamo la copertina. Questa è la strada famosa. Yeah. Degli EP dell'epoca, insomma, che e ancora ce ne sono un po', però sono molto più giovani che vogliono apparire, farsi vedere, sì, un po', essere in questo mood. E io resterò qua per il colore dei miei capelli. Yes. Facciamo vedere. You're gonna fit right in. Yeah. Yes. Thank you so much. Just like a local. Yeah. Yes. Uno degli unici record stores, negozi di dischi. Siamo dentro ad Amoeba, l'unico posto che vende ancora tutti i vinili e i dischi, è una cosa allucinante. E ovviamente ho trovato anche lui! Un minuto di silenzio e adorazione, grazie. China Beach, da cui potete vedere della brezza primaverile, però che storia. Del ponte avete una visuale bellissima, c'è molto vento. San Francisco, bisogna essere muniti di felpa e anche penso di giacchina per la sera. Siamo in agosto, eh. Wow, ragazzi, non so se posso rendere l'idea. Ragazzi, lo stiamo facendo. Che però forte. Adesso pronti a un'altra giornata a San Francisco. Vi piace la mia nuova maglietta della Vans?
molto California girl che ho preso. Qui a San Francisco fa freschetto, quindi bisogna sempre viaggiare abbastanza equipaggiati, no? Outfit tipico, maglietta a maniche corte, felpa, possibilmente con cappuccio, giacchettina della nonna e via, a meno che voi non siate un surfer che non siete abituati a queste temperature. Andiamo. Ci troviamo a Union Square, cuore pulsante commerciale di San Francisco, nella downtown, quindi Civic Center. È una strada e una piazza piena di negozi, boutique. Non c'è niente di monumentale da vedere. Una cosa carina da sapere, la vedete alle mie spalle la via, davanti a me la piazza, adesso ve la faccio vedere. Cosa carina da sapere, camion, grazie. Si chiama così perché durante la guerra di secessione è stato un punto di raduno dei nordisti, quindi si chiama Union Square per quello. Adesso ve la faccio vedere. Buongiorno a tutti, è un altro giorno, stiamo passando davanti alla vecchia missione. Prima missione qui nel West Coast, in California, che ha incominciato praticamente il percorso di tutte le missioni qui da San Francisco fino in Messico. Quando più o meno un anno dopo che sei nato tu, no? Più o meno. Sì. Lui c'era, ve lo faccio vedere. Con Cristoforo Colombo. Bravo. In questo Dolores Park stanno facendo oggi un party di tutte le, bisogna essere tutti vestiti di rosa e del flamingo rosa, e io questa mattina alla Vans ho comprato questa maglietta e me la sono messa, ma non lo sapevo minimamente. Mio cugino mi ha fatto una sorpresa e vi faccio vedere un attimo. Allora ragazzi, volevo farmi un piercing qui a San Francisco, ma dobbiamo dirlo. She drank sangria. Colpa sua, They did not colpa allow her. Sua. Sorry, the microphone. Yeah, and they did not allow her to get her ear pierced. Cause because I'm too young. They may think that she was drunk or something. But she wasn't. They're very strict here in San Francisco when it comes to piercing. Quindi siccome ho bevuto la sangria, ma un bicchiere mamma. Sì. Ecco. Yes, quindi mamma. Adesso sì, mamma, ecco. Ines, ecco. Ecco ragazzi, questo è il ponte della Baia che ha due piani. It's unbelievable. Anche questo è da vedere. It's unbelievable. Unbelievable. I'm getting the right pronunciation here from my family, and I'm getting it's so American. You can recognize me, I know. I will put the subtitles for you. Okay, this bridge is insane. Wow. Non è il remake di Via col Vento, ma se volete dovete venire nell'Isola del Tesoro, la Treasure Island, e da qui avrete una vista fantastica di tutto il Bay Bridge. Mettimi a fuoco, bravo. Il ponte della Baia e quella, amici miei, è San sul bridge di sopra. Adesso vedete con tutte le lucine, ve le faccio vedere anche da qui. Wow, guardate che mega view abbiamo over there. Bread bowl. Clam chowder bread bowl. Ragazzi, sto assaggiando questa zuppa in questo pane che è tipica di San Francisco. Allora, stiamo per salire sul cable car, che è questa specie di tram tipico di San Francisco. Siamo venuti a una fermata più avanti perché c'era molta gente e siamo i prossimi a salire. Fa freddo oggi il vento è gelido. Sta arrivando. Wow.
First six. Eccoci sopra. Che bel cable car, siamo scesi lì sopra vicino al Fisherman Wharfs, che sarebbe il porto di San Francisco. I capelli a San Francisco non hanno più un perché c'è sempre vento, e qui in tutta la baia, in tutta la zona del porto, ci sono vari negozietti, è scritto Pierre, che sarebbero appunto dei piccoli moli. Il più famoso è il 39, dove ci sono vari oggettini di souvenir, sostanzialmente negozi e posti dove mangiare, perché qui in America si mangia e si mangia. Oggi vedete tutto molto scuro perché c'è l'eclissi di sole, ma non riesco a farvela vedere perché è impossibile. Sul porto ci sono una serie di baracchini, sempre tra un pier e l'altro, dove potete assaggiare questi fantastici paninozzi con la polpa di granchio. Il granchio è tipico qui di San Francisco, quindi a meno che non siate vegetariani. E c'è un amico che vuole salutarvi. Potete assaggiarlo, molto buono. Sono qui con lei per dirvi che un'altra attrazione imperdibile di San Francisco è il Golden Gate Park, un parco grandissimo che si sviluppa in tutta l'area nord-ovest di San Francisco, molto bello, ci vuole molto tempo per vederlo, e ci sono anche diversi musei dentro, un museo di storia, un museo di... Yes. Il museo è di? The Young Museum. Yeah, ma uno è di? Di cose naturali, quello dell'altro lato. Mm-hmm. Questo è just contemporary, modern, but also, you know, Renaissance arte. Everything. Ho capito, uno di scienza e uno di arte. Esatto. Tu zitta, sai che verrai fuori in un mio video. Oh no, dai. Danti, oh, Madonna, fare paura alla gente. Ma va là. Dai, salutate. Dai, come on, ciao. 1, 2, 3. A Golden Gate Park troverete anche giardini, tipo il giardino giapponese, l'orto botanico, e se per un attimo vi perdete troverete loro e vi sentirete direttamente in Olanda. Guardate che bei fiori, però fantastici. Ciao, sono Cli e sembro non diciamo cosa. Comunque, alla fine del Golden Gate Park c'è
questo. Japanese Garden, assolutamente da vedere. Costa 9 dollari entrarci, ma ne vale la pena. Di silenzio per il giardino zen. Questa coccinella dorata, non so se sia una coccinella, ma è dorata. Mai visto qualcosa del genere. Porta fortuna, dicono, no? Speriamo. Non abbiamo resistito alla zuppa di miso, a dei sandwich e al matcha che proverò per la primissima volta. Proviamo il matcha per la prima volta. Sa da erba amara. Concordi con me? Sì. Tagliando il giardino si ottiene più o meno lo stesso risultato. No, non è vero, è molto particolare e fa molto bene. Fa molto bene e fa molto schifo. Assolutamente da venirci, ci potete spendere più di un giorno qui anche. Arrivati in fondo al Golden Gate Park, trovate lui, l'oceano, Ocean Beach di San Francisco. Se c'è sole è bellissimo. Fa un po' strano, ma potrete trovare indicazioni come questa. Vai in caso, ma well, this is finally Twin Peaks. I finally got a chance to bring you here. This is the highest point of San Francisco. Il punto più alto di San Francisco. Beh, insomma, sono due an... Antenne grandissime dove per la televisione si vede tutta la città, il panorama di tutta la città. Andiamo a vedere. Ed eccole qua, le due antenne gemelle. Bene ragazzi, noi da questa vista di San Francisco pazzesca speriamo che questi vlog vi siano piaciuti, vi siano stati utili. Se così fosse, se visitate il deposito se visitate altri posti di San Francisco, fatemelo sapere, scrivete qua sotto qualsiasi tipo di commento, anche ciao. E vi dirò una cosa in più: mi ha schittato sulla testa un gabbiano, dicono che porti molto bene. Da San Francisco è tutto. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! Guardate che bello, guardate che meraviglia. Saluta!